Una linea. Nient'altro che una linea. Ovunque ti trovi, in qualsiasi angolo del pianeta, basta solo quella linea e chiunque saprà riconoscere una Lamborghini. Il DNA delle creature del toro è così forte che non conosce confini di spazio o di tempo, ma, proprio come un vero patrimonio genetico, è in continua evoluzione. E questa evoluzione avviene in un luogo ben preciso, cioè a Sant'Agata Bolognese. Qui, a fianco agli stabilimenti dove le Lamborghini di oggi nascono e quelle di domani vengono progettate, c'è il Mudetech, il museo che racconta quello che è il motore che da sempre ha guidato l'azienda, l'evoluzione tecnologica. Il Mudetech, cioè Museo delle Tecnologie, ospita le pietre miliari di Lamborghini, cioè quelle auto che per soluzioni tecniche, ingegneristiche o stilistiche hanno segnato la storia del brand nato appena 57 anni fa nella Motor Valley, ma diventato in pochissimo tempo un universo di desideri e di emozioni per tutti gli appassionati del mondo. La prima Lamborghini a essere riconosciuta come emblema di bellezza universale è sicuramente la Miura del 1966, nata dalla matita di Marcello Gandini e al cui progetto hanno lavorato Giampaolo Dallara e Paolo Stanzani. Un'auto che ha lasciato un segno così profondo che ancora oggi, da un punto di vista di tecnica e di design, le attuali Lamborghini condividono con lei parte del DNA. Non si può parlare di Miura senza citare il leggendario V12, considerato uno dei migliori motori della storia, che, raffinato e modernizzato negli anni, continua a scalpitare anche oggi sotto il cofano in vetro delle ammiraglie, come la Murcielago e la Aventador, ma anche di vetture ancora più speciali, come la Centenario o la Veneno. Aerodinamica e stile a Sant'Agata sono legate a doppio filo. Sulla Huracan Performante o sulla Aventador SVJ, l'estremizzazione diventa emozione, così come sulle rarissime Reventon e Sesto Elemento. Quest'ultima è l'emblema della continua ed estenuante ricerca portata avanti sui materiali compositi come la fibra di carbonio, con cui oggi viene prodotta la monoscocca delle Aventador. Sulla Countach del 1974 compare per la prima volta proprio quella inconfondibile linea continua, il tratto unico e arcuato che unisce il frontale al posteriore, che accompagna la silhouette di ogni Lamborghini ancora oggi. Mentre la LM002 del 1986 ha gettato le basi per dar vita a quello che oggi è il super SUV più prestazionale del mondo, la Urus. Il Mudetech, però, è un museo che va oltre l'esposizione. Qui la dimensione esperienziale e l'immersione sono totali, grazie al simulatore di guida e ai tanti supporti multimediali interattivi. E poi, ancora, c'è la possibilità di visitare e scoprire i luoghi più sorprendenti dell'azienda, come le linee di produzione dove il motore V12 e il telaio delle Aventador si uniscono, o quelle dove nasce la Huracan, e si possono persino prenotare tour esclusivi e personalizzati o organizzare eventi privati. Non c'è un solo altro angolo di pianeta dove si possono ammirare così tante rarità tutte insieme, dove in mostra c'è la raffinata perfezione che solo l'azienda di Sant'Agata Bolognese è stata, è e sarà in grado di creare. Più che una visita di un museo, un'esperienza indimenticabile che riesce a toccare il profondo dell'anima degli appassionati di auto, ma in generale degli appassionati di quel Made in Italy che tiene alta la bandiera tricolore.